L'allarme è scattato attorno alle 23 di questo venerdì sera a Castelfranco di Rogno, dove aveva preso fuoco una porzione di bosco che costeggia il balcone della cava di gesso lungo via Panoramica. Le fiamme stavano salendo velocemente verso l'abitato di Castelfranco con un evidente pericolo per la popolazione. La chiamata al 112 da parte di un giovane del paese ha fatto giungere rapidamente sul posto i vigili del fuoco di Darfo. Lo stesso giovane ha chiamato al telefono anche il sindaco Cristian Molinari, che ha immediatamente allertato il nucleo antincendio boschivo della Protezione Civile dei Laghi Bergamaschi e gli uomini della Protezione Civile Comunale. Mentre i vigili del fuoco provvedevano a creare una barriera verso il paese, i volontari antincendio hanno lavorato per arginare le fiamme nel bosco utilizzando un mezzo antincendio capace di 200 litri di acqua, più volte rifornito dal mezzo della Protezione Civile Comunale, che ha fatto la spolla per il rifornimento acqua. Nel frattempo il sindaco Molinari ha provveduto a contattare i proprietari delle case prospicienti via Panoramica informandoli di quanto stava accadendo. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha comunque evitato che le fiamme arrivassero al paese, dunque non c'è stato bisogno di sgomberare nessuna abitazione. Il lavoro di spegnimento, verifica ambientale e messa in sicurezza di circa 4.000 metri quadrati interessati dalle fiamme andate distrutte dunque è durato fino oltre le 3 della notte, mentre in mattinata sono stati effettuati alcuni controlli e sopralluoghi per verificare che non vi fossero possibili altri focolai. L'intervento ha visto impegnati in tutto una trentina di persone ed è durato circa 4 ore.